Eccoci, siamo in compagnia di Luca Viviani. Ciao Luca. Ciao Gianfranco. Oggi hai fatto, secondo il nostro punto di vista, un'ottima gara. Sei tornato al centro del campo a dettare passaggi e geometrie. Come l'hai vista oggi la partita? Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, maschia, e ci siamo preparati tutta la settimana per questi 90 minuti, ripeto, difficili, dove si andava ad incontrare una squadra molto cattiva e quindi era molto più importante magari oggi lavorare sulle seconde palle, sui contrasti, sui duelli uno contro uno e per fortuna, insomma, non per fortuna, per nostra bravura l'abbiamo portata a casa. Sì, il mister, abbiamo visto la formazione, ha fatto un po' anche di turnover anche con i ragazzi più giovani, però abbiamo visto un buon primo tempo, ovviamente nella seconda parte il Longara è venuto fuori, però diciamo che occasioni da gol non ci sono state, molte difficoltà per Berto, per Luca, Sì, è vero. è stato più un gioco di centrocampo, giusto? Sì, no, beh, è stata una partita all'inizio abbastanza equilibrata, poi secondo me alla fine 1-0, insomma, ci sta anche un po' stretto, ma ce lo teniamo, lo portiamo a casa perché abbiamo avuto due o tre occasioni nitide, però sinceramente non abbiamo mai rischiato, quindi è una bella vittoria perché questo è un campo difficile, tutte le altre squadre faranno fatica a far punti qua e dobbiamo essere bravi a vincere le partite pulite come quelle sporche come oggi. E bene così, insomma. Glielo diamo uno sguardo alla classifica? È presto, è molto presto, però noi cerchiamo di star lì attaccati, sappiamo che ci sono squadre costruite per vincere, come può essere il Vigasio, Villafranca, e noi siamo una squadra forte e dobbiamo saperlo, però insomma, partita per partita andiamo avanti, cerchiamo di vincere il più possibile. Poi, secondo me, da gennaio, febbraio in poi sarà tutto un po' più delineato e potremo cominciare a vedere come sarà e come potrebbe andare alla fine, Ok, Luca, grazie mille ecco. del tuo Grazie. tempo e in bocca al lupo per la prossima. Grazie a te Gianfranco, grazie.